casa sua, ma che conta? Domenico, saluto Massi. Ciao Domenico, siamo tornati. Buonasera a tutti, ragazzi. Aspetta, aspetta un attimo, Lady Blue a furia, perché, capito? Sì, siamo qui con la bellissima. No. Ehi, va bene, Marco. Io riprendevo solamente la cosa, la bellissima, no? Qui abbiamo Elisa Silvano. No, con la mascariglia. Siamo tornati noi da Peli Intelligenti. Ciao Lady Blue, come Ciao, stai? Bene. Allora, si può andare. Andiamo, ragazzi, siamo tornati. Per voi. Scusate il nostro, siamo qui con la numero uno, la number one, la Silvana. Buonasera a tutti. No, ma allora ti vedo, sembra tu sia ritornata indietro nel tempo. Ora, e che ne so perché, me lo dovrei dire te. Guarda, se mi dici ti ha regalato questa mascherina, Silvanina, cioè io. Cinesi. Sì. Davvero? A me? Siccome sanno lavorare, ora si sono messe tutte anche le grandi ditte a fare le mascherine, no? Sì. E a me rosa, Giuseppe, una nera, due nere e una blu. Le mie? Se si respira meglio con queste sono più belle, almeno per me. No, bene. No, con queste di spauta qua le posso lavare, insomma. A te allora, la lavare? Divisa. Leggermente bassa. Di più? No, penso che... Poi me li porti in classe. Ciao Andrea, come stai? Ciao Salvo, da Strena Angia, siete bravissimi. Grazie ragazzi, siamo tornati. Siamo tornati. Li voglio anche io. No, la Silvana, allora scusa, ma lei è tornata. Noi l'abbiamo salutata il 14. No, dimmi quando sei venuta qua? Il 28? Febbraio? Febbraio, ho detto. Dove è andata Silvana? Ciao Francesco, come state ragazzi? Un saluto dai capelli intelligenti, Lady Blue, ci si può salutare? Sì, so certo, che sei impegnata, Ti stavano aspettando a 2 mesi e mezzo, Un saluto agli amici di Instagram, ragazzi scusate ma siamo stati impegnati in quarantena, va bene? Per rispettare le regole, Ciao Graziano, come stai? Siamo qui con la nostra amatissima. Allora, mi racconto. No, aspetta, ora lo so che con la mascherina non si riesce a... Ma io cerco di fare del mio meglio, non so se mi sentirà. No, si sente. Ma allora, scusa, ma te sei venuta qua il 28? Io sono venuta il 14 di San Valentino, cioè il 13, no? Il 13? Il 13 di febbraio. Sei andata con Giuseppe, ti ha portato poi a mangiare fuori, poi hanno chiuso tutto. Allora... Bene, allora infatti si voleva domandare anche per chi ci sta seguendo, no? Perché ha detto, ma dove sono andati quelli di Appelli Intelligenti? A rispettare le regole, perché noi siamo, Quindi siamo rimasti in quarantena, e anche te sei rimasta in quarantena. I nostri clienti sono rimasti in quarantena, giusto? Allora però, mi dicevi, non hai avuto nessun problema. Allora dicevo, ecco, siccome è la prima volta che succede una cosa del genere. Spiegaci quello che è successo in questi 2 mesi e mezzo. Avevo un po' di pensiero, e invece no, mi sono trovata benissimo, in quanto che ho fatto la mia vita normale, i capelli mi sono stati anche al posto per bene, sì. Non ho avuto nessun ritardo di nessun tipo. Ciao Fabri, ciao Ciro, come state ragazzi? Ecco, quindi 3 mesi sono passati, quanti sono passati? Tre mesi. Ciao Antonellina, come stai? Aprile e maggio. Quindi sono? Febbraio. Marzo? Aprile? 3 mesi. Allora ragazzi, i capelli intelligenti... Allora, la Silvana, io non sapevo dov'era, perché alla fine me la sono vista arrivare oggi, splendente. No, guarda com'è, cioè, questa mascherina... Allora, vorrei inquadrare le scarpe. No, scusa, posso? No. Allora, una scarpa... Allora, questa post quarantena, no, straordinaria, se tu vai a vedere la scarpa... No, allora ragazzi, la classe che è questa, no, la classe è rimasta intatta. Scusami, permettimi di inquadrare anche la scarpa, scusami, sei ringiovanita. Allora, quindi, voglio dire, tre mesi. 3 mesi, sono stata intatta e le persone mi dicevano che 3 settimane sarò stata la quarantena. Dimmi, è vero, dimmi, non mi dire una bugia. Avevo dei bei capelli,
Ciao Fabri! Allora, e non ci credevano? Non ci credevano, e mi sono andata, ma non sono giovani, no! E te gli hai detto, ma perché hai questi bei capelli? Te li dicevi, ma te sapevi dentro di te che erano i capelli intelligenti? Ma io a loro non glielo dicevo, perché insomma erano persone anche che c'era qualche no, insomma. E certo. Allora, Silvano, no, questo mi ha fatto piacere, perché per tutti quelli che ci stavano seguendo, no? Perché in questo momento, in questo periodo hanno telefonato anche clienti che erano rimasti con i vecchi sistemi con la colla, no? Addirittura c'era chi si mettono queste toppe, le chiamano così, toppa in testa, toppa, va bene? E che hanno mille problemi, perché poi alla fine, se te ecco, una domanda, se te avessi avuto la protesi quella che avevi prima, che avevi fatto? Ciao Lorella, come stai? Come facevi a stare 3 mesi senza avere un problema? Questo dipende dal dispositivo medico che stai usando. Certo, questo è chiaro. Perché io non sapevo questo, perché il capello è come vero, forse anche meglio. La mia parrucchiera mi ha detto, ho capito, sono mezzo fatti i miei capelli. Ma io l'avevo. La parrucchiera se ne intende. Allora io dico sempre, guarda, veramente, io ho detto la cosa più bella, cioè la cosa in questo momento bruttissimo per il paese, per il mondo, no? Quindi questo problema sanitario. È una cosa molto intelligente, molto bella e a tenere tranquilla anche noi stessi. Ok, quindi anche per noi era la prima volta che un cliente era che non poteva venire, cioè nel senso, quindi noi si sapeva che comunque. La durata dei nostri dispositivi, quindi la membrana 3T a scambio ionico, non è un problema, non è la colla, gli adesivi, che c'è chi si è rasato tutto per dirti no, perché si è levato i capelli, perché non possano tenerli con la colla, con tutte le infezioni, quello che può venire, ma il dispositivo medico 3T ci ha permesso, e questa è stata una grande soddisfazione, no? No, ma per dire, cioè, nell'amarezza del momento che sta vivendo il mondo intero, no? Con questa grande crisi sanitaria, sociale, economica, una gioia da capelli intelligenti, perché le nostre donne, che veramente sono, io gli uomini vabbè li do per scontato, ma le donne con il dispositivo 3T, capelli intelligenti, potevano stare 2 mesi, 3 mesi, ci sono state donne che erano bloccate negli States, in America, perché effettivamente, o comunque non c'è stato nessun tipo di problema. Ciao Marco! Grazie, penso che facciate un ottimo lavoro, ti ringrazio, noi ci impegniamo, insomma, poi la testimonianza è questa. Ciao Valerio, come stai? Si è appena allentata la quarantena, capito? Noi quindi siamo qui a informare, giusto? Allora, quindi secondo te quanto vale, cioè, la tranquillità che hai potuto avere in questi 3 mesi? Tanta, perché molte persone impazzivano perché intanto non potevano stare, perché quella cosa, perché quell'altra. Alcune mie amiche tutte preoccupate erano sempre a telefonare alla parrucchiera perché c'erano problemi di taglio, che del colore, di sistemarsi da me. Ma lo sai se no, ma sei ringiovanita davvero? Ma è stata, sei te che sei stata meglio o sono i capelli intelligenti che ti hanno aiutato anche a star meglio? Cioè, non lo so, io ti dico queste cose qua perché alla fine poi. A me anche il capello mi ha aiutato in quanto che ho una casa talmente grande col giardino davanti, di dietro, potevo anche camminare, portire fuori, perché io penso che non avevano superato, doveva fare lì. Allora, io ho fatto la mia vita normalissima, il problema di capelli, perché l'avevo sempre per bene al punto, allora questa testimonianza, ragazzi, io vedo, cioè alla fine chi conosce i capelli intelligenti, siete in migliaia, no? Quindi le donne anche che magari ci fanno richiesta, dice come funziona la tecnologia 3D. Questa è. Io consiglierei a tutti di fare questa cosa. Io dico in questo momento difficile, brutto, si vede la differenza. Ok. Mi faceva caldo con il phone. Allora dicevo, in questo momento difficile, no? Quello che ha fatto la differenza, la tecnologia in questo momento fa la differenza. Cioè, quando tutto va bene, tutto sembra simile o uguale, ma io dico sempre,
fra una protesi normale, fra una protesi con la colla, fra una protesi con gli adesivi e il dispositivo medio 3 chilioni, oppure fra le toppe che mettono in testa, c'è una grande differenza. Quindi questa però la differenza è della vita normale. La vita normale come la Silvana la racconta. Io oggi ero un pezzo e non ti vedevo. Ti manca stare tranquillo perché non hai bisogno di niente. Cioè, ti senti che la vita scorre, però scorre senza una necessità di collegare a fare. Chiaro. Quindi ragazzi, per chi si fosse messo in collegamento ora, Silvana è stata 3 mesi, quindi da quando è successo, dall'ultima volta che è venuta qua, che poi doveva prendere appuntamento, però era successo la pandemia, quindi noi abbiamo sospeso il servizio, anche se è un dispositivo medio di classe 1, si poteva, va bene, chiedere quindi di poter continuare, ma non c'erano più le sicurezze, insomma, quindi no, quindi c'era il periodo di marzo. Lei è tornata oggi, che è il 22 maggio, giusto? Quindi non aveva mai avuto un problema, quindi anche per dire la piega, tutto quello che hai fatto, quindi... La brillantezza del colore dei capelli, bravo. Bravo. Si vedeva che magari non era settimato da allora, però erano capelli che non si poteva. Ma le tue clienti, cioè le tue amiche ti dicevano, ma te ci prendi in giro perché sei stata alla parrucchiera. Allora ragazzi, quanto vale questo? Io dico anche per gli amici di Instagram, no, ora stiamo ricominciando e spero che tutto ritorni presto alla normalità, insomma. Ci siamo lasciati, ci si poteva abbracciare, ci si poteva avvicinare. Adesso ora per un periodo dovremo stare attenti a tutto quello che stiamo facendo, quindi ci sarà il distanziamento sociale. Però insomma, alla fine, no, stiamo ricominciando a uscire, stiamo ricominciando pian piano a vivere un po', quindi... E i capelli intelligenti però loro vivono di vita propria, no? Come racconta la Silvana, non avete nessun problema. Io immagino le donne, domani una donna poteva andare, può andare 3 mesi via o 4 mesi via, le protesi normali non le può fare, con la tecnologia 3T, il dispositivo medico con questa tecnologia, quindi con questa membrana scambio ionico non avete problemi, potete fare. Quindi se io voglio fare un bel viaggio e stare 6 mesi fuori, io ci posso stare, perché non hai nessun tipo di problema. La pandemia l'ha dimostrato in maniera così clamorosa, sì, ma io, vedi, io, guarda, ci ha fatto piacere che tanti centinaia di persone ci hanno detto proprio che cos'era, cioè com'è stata la qualità di vita, cioè no, perché effettivamente passa il tempo, ma sembra strano, ma per la tecnologia 3T Ionix quando la indossi è come se fosse sempre il primo giorno. Una videochiamata? No. Un video perché c'è la mia nipote fa 18 anni, siccome non si può fare un video. Ciao Angela! Ma io mi sono stata ora per 4 anni, sto proprio bene, ma bene. Che classe la nostra Silvana, è sempre un'eleganza meravigliosa. Ti dice, no? Marco diceva, penso che facciate un ottimo lavoro, no? Dice, lui ci dice, penso che facciate un ottimo lavoro. Te che cosa gli risponderesti? Io sono sorda. No, ma è perché c'è il phone. Diceva, dice, penso che facciate un ottimo lavoro, no? Che gli rispondi? Per dire, come dire. Lavoro voi? Sì, per voi. Per noi, certamente per noi è una cosa bellissima. Come si può dire? Appagata per noi, è una cosa che veramente, quindi così meglio, sarà difficile poter fare. No, si può sempre migliorare. No, allora, devi sapere che nei giorni di pandemia, sì, noi si è sviluppato un miglioramento pensando alle donne poi alla fine, no? Quindi ci si aveva meno da fare, quindi in laboratorio ci siamo divertiti a fare quello che facciamo sempre tutti i giorni, però sì, c'era un po' più di tempo. Quindi te oggi proverai, non lo sai, ma te lo dico in diretta, abbiamo migliorato la funzionalità ionica del balsamo 3T, quindi pensando proprio alle donne, no? Quindi andare a lavorare, quindi per mantenere questa funzionalità ionica, lavorando su la rigenerazione dei punti di zolfo che ci sono, quindi per generare quindi una nuova cheratina, quindi la protezione sui capelli lunghi delle doppie punte e poi anche, diciamo, la funzione proteggi colore. Quindi te utilizzando quindi la nuova maschera 3T, quindi
favorisce proprio questi tre punti fondamentali che sono veramente qualcosa che poi mi dirà, insomma. Spero magari ora vediamo. Sì. Ok, quindi questo sarà. Allora io voglio, magari si guarderà insieme adesso quando hai fatto, come saranno questi capelli, considerando, no? Che è, diciamo, una fase igienica, giusto? Giusto Lady Blue? Sì. Ma non è un dispositivo, quindi è già utilizzato. Sì. Ok. Senti, che ci racconti, Lady? Che abbiamo lasciato? Abbiamo ripreso. Ci sono tanti clienti, ovviamente si cerca di accontentarli tutti. Prego. Sono contenta di essere rientrata a lavorare. E si continua così. Quindi poi un altro aspetto ti volevo domandare, no? Che tipo d'aspetto, cioè, se tu dovessi dire, ma al di là del tempo, no? Che è passato, che è tanto. 3 mesi sono tanti, no? Tanti, sì. Però passano anche veloci. Sì, vabbè, io per quanto ho lavorato 3 settimane, per me 3 mesi sono stati. Allora, pensate una cosa, ecco, Silvana ha detto una cosa bella, perché effettivamente Silvana è abituata a venire una volta alla settimana? Quindi ti ho fatto. Hai risparmiato anche un po' di soldi, però. Sarebbe stato una certa nulla, però. Allora. Quindi insomma, vuoi dire, è contento anche Giuseppe, però. Certo, su questo. È contento anche lui. Beh. Se poi, magari tutti i giorni per avevo dei problemi, ero disastrata, magari mi sentivo avvelita, ci stava male anche lui. Adesso mi ha visto tranquilla e beata. Certo. L'unica cosa gli domandavo io, che non dà cattivo odore, perché insomma stanno tutto questo tempo, però tutte le mattine sta la comunità, mi lavavo per bene, sì. E lui dice no, non davvero. Poi ho una cacca secca, magari. Poi Giuseppe è stato il pioniere, quando te non volevi abbandonare la toppa che avevi, no? Come li chiamano? Oggi in italiano si chiama toppa, in inglese, però toppa in italiano. Allora quando mi dici la prima volta chiamavano tupè. Oggi io ti dissi, guarda, tanto non tornerai mai indietro. Ora sembra una frase fatta, ma all'epoca ti dicevi, ma che dice questo, fammelo provare, tu mi dissi te. Però Giuseppe era già, cioè lui aveva già capito la tecnologia, ma anche perché l'avevo cambiata da allora, magari non mi sentivo neanche il bisogno magari in quel momento di fare questa cosa, però lui ha capito subito, diciamo, il meccanismo, mi ha visto che era una cosa molto innovativa, valida. Certo. Certo. Quindi questo è importante, perché poi alla fine se te ti senti bene, ti vedi bene, tu sei già una donna, però secondo me le donne oggi dovrebbero avere la possibilità di sentirsi, di vedersi e di percepirsi bene sempre. Io ho un fratello, va bene, sì. Che sei sempre fatto. Ciao Giulia, siamo anche su Roma, sì, se vuoi avere informazioni ti lascio il numero, va bene? Puoi chiamare qui, perché pian piano stiamo riprendendo, va bene, quindi con le dovute normative, quindi gli appuntamenti non sono velocissimi come erano prima di marzo, ma sono abbastanza veloci, va bene, quindi telefona, chiama qua e lascia il tuo nominativo, poi ti faranno richiamare direttamente dal centro di Roma, poi vedrà lui come gestire gli appuntamenti in base al numero che può prendere. Dimmi Silvana, scusami. Sì, io ho un fratello che ha cominciato a perdere i capelli, era abbastanza giovane per perdere i capelli. Si è sempre fatto, come si dice, un cruccio, insomma, no? E lui ci sta male con questa faccenda. Allora io quando sono venuta da voi, gliel'ho detto, dico guarda Fausto, così, così e così. Ma io ho visto i miei amici che se la sono rimessi, sono brutti, stanno male e tutto quanto. E che era un pezzetto che non ci eravamo rivisti. Allora, tempo fa gli ho mandato la mia foto sul telefonino. E l'ho visto. Oh no, come sei giovane, l'ho fatto, no? Ma sono giovane, hai detto no? La Silvana è loro. No, anche i capelli a volte aiutano un pochino, insomma. Ho 82 anni, lo sanno tutti, voglio dire. Quanti ne hai?
82. Sicché Ma avevano detto 62 qui. Sì, voglio dire che gli anni ci sono, ora noi ci sta parlando del capello, questa è tutta un'altra cosa. E lui dice, non mi attento a farlo perché ho visto i miei amici così e così. Ma guarda, dico che questi sono fatti bene. Per ora non ha voluto. Vabbè, quando sai, no. Uno si deve sentire. Ci deve essere un motivo che ti spinge a fare un'azione. C'è la signora prima che mi dice che è stata da voi, non so quando, e allora ci ha fermato e ci ha domandato, appunto, può darsi anche che venga. Ora io con precisione magari non... Ne passa tanti, io non so. Noi gliel'abbiamo dato tutte le informative, anzi Giuseppe gli ha detto, signora, se ha bisogno anche io posso accompagnare lì, vado via. Invece ha detto che c'è già stata questa signora. Sa quante ne passa? Sì, però... Senti, ci abbiamo appuntamenti da qui a luglio per le prove 30. Sì, che riiniziamo a giugno. Nel senso, sì. No, perché purtroppo, allora io dico no, c'è un modo di lavorare, c'è un modo di seguire le regole. Noi le seguiamo, nel senso, alla fine lo so che purtroppo abbiamo tantissime richieste e questo... E capisco anche di là i clienti che vorrebbero domani tutto e subito, però noi le prove 30, le applicazioni, siamo già in fase di lancio, nel senso dalla prossima settimana, siamo già a fine mese, si inizia a giugno, giusto? Ecco, da giugno cominciamo a rifare le prove 30, quindi te fa conto, dobbiamo riprendere quelle di marzo, che se ne sono decine e decine, e dai primi andare avanti, cioè non si può purtroppo fare la stessa velocità che ci serviva prima, però con pazienza stiamo arrivando, insomma, alla fine. Sì, sì, sì. Quindi io dico a tutti i clienti con tranquillità, con serenità, di telefonare, prenotare, poi insomma le ragazze qui riescono a dare priorità agli appuntamenti, quelli più importanti, più datati nel tempo, quelli meno datati, insomma, alla fine si fa un lavoro fatto bene. Ciao Simona, signora bellissima, io avrei già dato fuoco alla mascherina. Però non si vuole, Simona, grande. Povera signora, le dà tanto fastidio le scende di ontino, lo so. Però guarda, Simona, lo so, però è una mascherina particolare, lo vedi? No, ma tutti, io vedo che tutti, ma che mio nipote, la giornata, a tutti i minuti li tirano su. Tu Ora però te ne do una io, bellina, noi ci sa delle mascherine top, eh. Però questa è bella, capito? Simona, capito, bisogna la tenga, perché effettivamente siamo rispettosi delle regole, bisogna... Cioè, è più bella senza mascherina, no, capito? Ti dico. No. Allora, quando c'è il capello intelligente la Silvana, ascolta tutto il resto, passa tutto. Passa tutti i dolori. Appena abbiate pazienza 5 minuti, adesso siamo rientrati dopo 2 mesi. Perché poi non era neanche il momento di fare nulla. Cioè, nel senso, alla fine, no? C'è un momento per tutto, no? Cioè, alla fine non hai... La spinta. No, ma non è interessante, cioè la gente è preoccupata per altre cose. Certo. C'è stato un momento dove si pensava anche meno ai capelli, ma è giusto, perché sennò saremmo tutti folli, no? Anche se a noi continuavano, sarebbero venuti anche a rischio di multe, di arresti, di tutto, no? Giusto? Pur di avere e provare i capelli intelligenti. Però i capelli intelligenti ho detto, ragazzi, dategli fiducia, come dico io, date fiducia al vostro inconscio, lo dico, date fiducia ai vostri capelli intelligenti, loro vi porteranno sani e salvi dove dovete arrivare, va bene? Simona dice, bravissima signora, guarda, allora il capello Marilyn, questo è questo, vedi la trasformazione. Allora sembra, vedi, i capelli intelligenti sembra che, cioè, capito, hanno una vita propria, questo campo magnetico, vedi, cioè, poi la spazzolata di Lady Blue è straordinaria, insomma. Lady Blue, anche Lady Blue è più bella senza mascherina, ma bisogna tenerla con la mascherina. Tutte queste donne sono più belle con la mascherina. Allora, bisogna tenersi la mascherina. Allora, come signorina, la posso chiamare signorina, no? Perché, ma non ti prendo un giro, hai una scarpa meravigliosa, io rinquadro la scarpa, e queste le usano le teenagers, lo vedi che classe? Cioè, ragazzi, guardate, perché una donna si misura da una bella scarpa, i capelli e le scarpe. Le cose camminate. No, le camminate. Io quando che sono queste? Allora, ragazzi, guardate la meraviglia dei capelli intelligenti. Quindi loro basta il tocco. Quindi allora, qui dentro... Anto, allora, Lady Blue, scusami.
dici qualcosa te, perché oggi ti ho levato un po' di spazio, ma no, c'era Silvana che bisognava, capito, ascoltare la storia, perché ci sono migliaia di persone che vogliono sentire la storia della quarantena di Silvana. Guarda, questo qui è già insieme alla maschera. Quindi questa maschera 3T Air Protect, va bene, che fa aumentare il campo ionico del 50%. Poi vorrei sapere da te come lo vedi, il ricciolo, no, eh? Torna subito bene, il ricciolo. Guardate la bellezza, ragazzi, questo è stile Marilyn Monroe. Ragazzi, i nostri amici di Instagram, dico, no, continuate a guardarci, no? Perché se ci sono anche i concorrenti che guardano, no? Mi fa piacere, magari cerchino di capire e apprezzare quello che noi facciamo, no? Poi magari è un libero mercato dove si può tutti migliorare, no? Anche guardando, no? Quindi io guardo molto anche gli altri che lavorano per cercare di prendere spunto, eh? Allora, quello si è molto lucidato, ha ripreso. Quindi ognuno fa del proprio meglio, eh? Come dicevo, quindi io dico sempre, no, la tecnologia, una tecnologia, ragazzi che ci seguite, quindi chi ha provato la tecnologia ci indica la strada, va bene, che il mercato vuole. Quindi se una tecnologia diventa, e la prossima volta questo ciuffino qua, conferma, la Simona mi piace perché sei stato top, ascoltami, te l'ha mai visto Grease? Sembra Olivia Newton-John in Grease. Straordinaria, ma io infatti gli ho sempre detto: Simo, sei, ti voglio bene, non so di dove sei, ma va bene. Te hai, va bene. Quando hanno visto, hanno rifatto il remake. No, scusa, John Travolta e Olivia Newton-John. Ma te sei lei? Cioè, te, se facessero 20 anni dopo, hanno rifatto il film 20 anni, il remake? No, l'hanno fatto. Guarda. Olivia Newton-John, no, te sei Olivia Newton-John di Grease, no, straordinario. Ora te la fa vedere, poi, capito? Te vorrei vedere, questo è il ricciolo di Grease, di Brillantina, capito? Brillantina. È di blu, è vero o no? Vero. Perché qui con i capelli intelligenti è tutta una sorpresa, perché qui dentro c'è già tutta una ionizzazione sua. No. Hai levato il telefonino qui? Sì. Ah, perché questo è lo sterilizzatore, eh? Allora, Olivia, scusa, Silvana ha detta Olivia Newton-John di Grease, mi puoi dire Ferrara? Ciao Simo, bella Ferrara, grande, guarda, hai centrato in pieno, sembra Olivia Newton-John 20 anni dopo, va bene? No, allora, gli amici di Instagram, allora, se avete visto il film Brillantina, Grease, no? Quindi un Grease Brillantina. Ma un po' l'hanno fatto. Ma come un po' l'hanno fatto? Ora hanno fatto il remake. Ah, sì? Quando lo pensero tanto. Allora, tu voglio tutti alzi in piedi e tu faccia vedere questo capello intelligente che domina. Vai, che domina, guarda, il mercato da anni. Sì. Fai vedere. Ora mi fa alzare. Fai vedere, alza. Vai. Si alzi. Aspettami. Si alzi. Si alzi, signorina. Aspetta. Fammi mettere un po' per bene su tutta. Dove devo andare? Vorrei. Ok, sì. Allora, guardate, Simo, guardate questa. Che eleganza. Allora, sei un'eleganza incredibile. Poi ha un cuore meraviglioso. Sono una coppia. Come? No, ti ha detto stupenda, veramente. Sì. Scritto in grande, ora non te lo posso fare. Se è lei che veramente sarà stupenda. Ma sicuramente è stupenda. Ma però riconosce veramente quando quello che noi si cerca di spiegare, no? Quindi la naturalezza, la bellezza, l'eleganza, la classe. Sono queste. Cioè, oggi non è che te lo dico io, te lo dicono le migliaia di persone che ci guardano, che ammirano quello che una persona si può. Perché quando si sente bene, tanto lo vedi e sta bene, no? Perché non tutti vogliono fuori. T'ho visto il telefonino. Ma scusami, voglio dire, fanno vedere delle cose, voglio dire, no, c'è chi va in televisione e non si va sul canale Capelli Intelligenti, voglio dire, ormai la televisione è qua, non è che è il miglior canale per parlare di capelli, per parlare di soluzioni e per far vedere le cose belle, al di là di questo momento è così. Almeno si guarda la Silvana, si guarda i Capelli Intelligenti, questa mascherina, questa eleganza e si va avanti. Allora, ora vado alla fogna delle migliori, no, non ti misuro. Ora si dia la
sei stata al parrucchiere, tu devi dire sì, sono stata al parrucchiere. Ciao ragazzi di Instagram, seguiteci sempre. Allora, ti puoi girare un attimino, scusami, perché no, voglio vedere il ricciolo alla grise, alla Olivia Newton-John. Allora, lo vedi? Allora, se andate a vedere il remake fatto qualche anno fa, c'è una scena dove c'è John Travolta e Olivia Newton-John di spalle così. Sembra la Silvana, questa. Wow. Ok? Fatto? Sì, fatto. Senti, allora, faccio un saluto, poi io ti mando alla Hona, tanto devi fare spesa. Ti dovrebbero neanche far la fila, come sei adesso, non ti dovrebbero far la fila. Perché quello comprare le ciglia della mia occhio, ho visto c'è un bel frutti, non mi fermo lì, vado a comprare la torta. Però non te la... Domani sono tutti i miei nipoti e la mia... Oh, figlia. Allora domani tu sfoggi la tua capiglia... Ho già preparato un po' di carne, stamattina... Oh, dimmi un po' che tu fai, no? Ho fatto il tacchino ripieno, con l'aceto cotto e la frittata. Sì. Poi faccio l'arrosto, e poi ci faccio le spinaci di fagiolo, poi faccio l'arista... pilozzata tutta per bene con i piselli. Sì. E poi fatti i tortelloni fatti a mano. Wow. Favolosi. Ragazzi, lo vedi che qua? Pranzo due posti, sì, a pranzo da te. Porto gelato. Wow. Meraviglioso. Allora, io direi un saluto da questa bellissima signora, la nostra Silvana, con questi capelli meravigliosi, con questa eleganza straordinaria. Un saluto a tutti ragazzi, un saluto agli amici di Instagram, va bene? Quindi se avete bisogno di informazioni, i capelli intelligenti 3T Ionic sono tornati. Quindi da oggi, da qualche giorno un po', quindi dai prossimi giorni, noi siamo qui e potete continuare a seguirci e riparti il canale, il miglior canale per parlare di soluzione di capelli. Io quindi tutti, e innovazione, tutti, i capelli intelligenti 3T. Bene, sicuramente per un'Italia che riparte ma con responsabilità, certo. E sempre Forza Italia. Ciao Silvana, un saluto agli amici di Instagram, un saluto al Presidente Max, al prossimo live, ciao!